Bentrovati amici, questo è l'angolo dell'intervista di Isabella Di Fronzo. Oggi un bellissimo incontro con una donna bellissima nell'animo, ma anche bellissima, una bellissima donna che esprime tutta la sua bellezza interiore anche esteriormente. Quindi andiamo subito a salutare, a ringraziare per essere qui con noi la nostra amica Alessia Ramosino. Pronto? Buongiorno Isabella, ma che bella presentazione! Soprattutto vera, cioè una cosa vera che pensiamo grazie. Tutti, non soltanto io che sono una tua fan sfegatata da tanto tempo, perché ecco, non siamo vecchiarelle, però tu parti da lontano, è tanto tempo, e tanto il tempo insomma che ti vede impegnata su tutti i fronti, non solo dal punto di vista musicale, e quindi sono una tua vecchissima fan, si può dire? grazie, vecchissima no, diciamo matura, una fan matura come sono matura io come artista e come donna. Esatto. Quindi, anzi, la maturità è il massimo secondo me della bellezza, ma bellezza intesa proprio, come hai detto tu, anche interiore, perché si arriva alla consapevolezza, quindi alla presa di coscienza di sé, delle proprie convinzioni, delle proprie capacità, valori, credenze, insomma tutto ciò che ci ha accompagnato nel tempo, secondo me assume veramente una rotondità e una compiutezza, secondo me, negli anni della maturità, che è unica, quindi ce li dobbiamo godere, Isabella. Perfetto, mi sembra fantastico. Senti, tu piccola, intanto nasci a Genova, però piccola cominci a girare il mondo. Esattamente, perché i miei genitori, papà era geologo e quindi chiaramente i geologi all'epoca, perché ovviamente adesso magari sono cambiate un po' di cose, si sta più diciamo dietro i microscopi, a computer, invece una volta proprio il geologo viaggiava tanto e doveva per lavoro ovviamente fare tanti sopralluoghi, tanti, come dire, viaggi proprio. E quindi papà, viaggiando, portava con sé però la sua famiglia, quindi tutta la famiglia seguivamo papà. E la famiglia, allora, tu avevi solo 20 giorni quando hai cominciato, 20 no? 20 giorni, esatto, ho cominciato a viaggiare. Diciamo già nel pancione della mamma, ancora prima mamma ha dovuto iniziare a viaggiare, mi diceva: ma dove la faccio questa ragazza, questa bimba? Perché anzi non sapeva neanche se ero femmina o maschio. Sì. E detto: ma dove lo faccio questo figlio, non so dove farlo. E poi alla fine è venuta a Genova, per quello che io sono nata a Genova, perché i miei genitori abitavano a Susa, nella Val di Susa a Torino, mm-hmm, all'epoca, sì, perché papà stava facendo appunto un lavoro lì. E mia madre diceva: dove la faccio? Ed è venuta a Genova perché sua mamma, quindi la mia nonna materna, abitava a Genova e quindi mi ha partorita a Genova. Dopodiché abbiamo cominciato subito, abbiamo ripreso a viaggiare, papà era al momento... All'epoca era Napoli per la tangenziale di Capodimonte, mm-hmm, perché stava facendo dei sopralluoghi e poi ha lavorato proprio per la tangenziale, quindi poi siamo finiti a Napoli e da Napoli poi siamo stati trasferiti in Iran, e lì è stato un periodo indubbiamente molto importante, perché l'imprinting diciamo di una persona nei primi anni della propria vita è fondamentale, perché certo, costituisce poi, come dire, le basi, veramente un marchio di fabbrica, esatto, le basi. E quindi io sono una viaggiatrice. Sei una cittadina del mondo. Sì, mi considero tale. Una cittadina del mondo. Genova è meravigliosa, però comunque tu sei una cittadina, ti consideri una cittadina del mondo. E poi sei stata veramente in tanti, tanti paesi: Turchia, Grecia, Egitto, Spagna, Inghilterra, Francia, Tunisia, Marocco e tanti altri, Stati Uniti, eccetera. Quindi così hai avuto modo di entrare in contatto appunto con genti diverse, religioni, costumi, tradizioni, e questo ti ha aiutato molto. Mi ha aiutato molto, mi ha arricchita indubbiamente e mi ha aiutata molto, come dire, a comprendere le diverse culture, le diverse religioni, ad aprirmi insomma al mondo. E devo dire che questo è un grandissimo bagaglio, è un dono anche, no, di vita proprio, certo, perché riesco ad essere accogliente nei confronti veramente di tutti, ecco, e questo è sicuramente quello che trovo che sia un dono per me, quindi quando mi si incontra tendenzialmente sorrido, ma in una maniera molto, molto... Un
spontanea, ecco, perché sono molto accogliente. E lo si vede anche dalle foto, da quello, dai video, da quello che vediamo comunque sui social, per esempio, no? Sì, questo sì, riesci sì. a trasmettere attraverso il tuo sorriso, ma anche e soprattutto attraverso i tuoi occhi, che sono meravigliosi, come dicevo prima. Grazie. Riescono a trasmettere tanto. Tu hai cominciato molto presto, tutto molto presto, cioè a 20 giorni hai preso e sei andata via, sei partita, non da sola ovviamente, sì. come dicevamo. Poi a 11 anni hai cominciato a comporre. Sì. Ecco, sì, sì, io avevo bisogno di tradurre quello che provavo e diciamo quello che provavo interiormente, quindi sicuramente la gioia di vivere sta dentro di me, nel senso che tutta questa vita, tutta questo emozioni, sensazioni che vivevo, ho bisogno veramente di riuscire a comunicarle agli altri, e per farlo ho trovato questo mezzo che è la musica fin da bambina piccola, perché io avevo 5 anni quando ho iniziato ad avvicinarmi proprio alla musica per questa sensazione che mi creava dentro. Io cioè, quando ascolto musica ed è una musica che mi piace, perché chiaramente poi ognuno diciamo viene mosso interiormente da brani diversi, anche da generi diversi, ma quando sento una musica che mi piace, sì, io dico sempre a tutti, è come essere innamorati, cioè sì, quando hai le farfalle nello stomaco, io sento la stessa sensazione. Quando mi piace una musica profondamente, mi commuove e mi muove all'interno tutti gli organi, insomma, non so come raccontarlo, ma proprio quando la sensazione dell'innamoramento è proprio questa. Che meraviglia! Quindi è una cosa meravigliosa, perché mentre, ahimè, purtroppo tante volte l'innamoramento poi sfugge e passa, quello per la musica non mai, io ogni volta posso sentire una musica che mi crea questa sensazione. Ogni volta è la prima volta all'ascolto. Esatto. Non sarà un caso, tra le altre cose insomma importantissime delle quali parleremo tra poco, non sarà mica un caso se la tua musica da circa 3 anni è trasmessa dai più importanti network russi, per esempio. Esatto, sì, devo dire che ho trovato un terreno molto fertile in Russia. In Russia amano molto la musica proprio, ma la musica intesa proprio come armonia, melodia. Loro amano ancora, invece che sentire tante parole, sentire realmente il suono. Questo lo dico perché noi ci stiamo abituando un po' a sentire tante parole, cioè parole cantate, anziché invece proprio musica e basta. Noi ci stiamo abituando perché le nuove generazioni puntano di più sul rapper, sul trapper, su tutto ciò che viene parlato. Con questo non voglio dire che sia un male, perché la musica comunque traduce sempre ciò che vive la società, è lo specchio della società che chiaramente attuale. E quindi attualmente che cosa ne possiamo tirar fuori da questo? Cioè si evince da quello che è la musica attuale che i ragazzi hanno bisogno di parlare, i ragazzi hanno bisogno di buttare fuori ciò che vivono, e lo fanno chiaramente con tante parole, con questo genere musicale sostanzialmente. Quindi evidentemente è una necessità, è un bisogno di esprimersi in questo modo. Tu hai scritto, interpretato e hai anche partecipato alla composizione di colonne sonore per fiction importanti, parliamo anche per esempio di Mediaset, sì, no? Sì, esatto, per Canale 5 io appunto ho scritto ed interpretato delle colonne sonore, e proprio su questo appunto ho iniziato anche ad esprimermi a livello di temi sociali, proprio per una colonna sonora di una fiction televisiva di Canale 5 che era Per Amore, sì. Quindi sto parlando di un po' di tempo fa e sto parlando quindi del 2002, uscì una colonna sonora dove c'era un mio brano dedicato proprio alla guerra che avevo visto e che avevo vissuto in Iran. In Iran io sono stata praticamente rimpatriata nel 79 dall'Iran, siamo stati rimpatriati per la guerra che scoppiò, come tutti sanno, quando si insediò l'Ayatollah Khomeini. Sì. E io appunto scrissi questa canzone perché in questa canzone esprimo ciò che la gente comune subisce
patisce, soffre durante una guerra, cioè la mancanza veramente di riconoscibilità del nome anche stesso, perché spesso rimani senza documenti, vieni trattato veramente come una bestia, come un animale, soffri e patisci anche pene per la tua dignità, perché subisci dei soprusi, degli abusi che vanno veramente al di là della dignità umana. In questa canzone appunto faccio emergere questo tema contro la guerra, quindi e dicendo appunto nelle parole che io non la capirò e non la capirò mai il motivo per cui si possano perpetrare questi eventi così assurdi. E finisco questa canzone, Nemidunam si chiama la canzone, dicendo: la medaglia che tu hai al petto e che credi che sia un valore, in realtà è il giocattolo di un bambino che hai ucciso. Ripetiamo il titolo intanto di questa canzone. Si intitola Nemidunam, che in Farsi, che è la lingua iraniana, sì, significa non lo so. Sembra un gioco di parole, ma è così. Dove possiamo ascoltarlo? Allora, su YouTube Nemidunam c'è già da tanti anni, forse dal 2002, e uno digitale, Alessia Ramusino, Nemidunam, viene fuori. In prima versione io ero sotto uno pseudonimo, mi chiamavo Alisia, questo perché in Iran mi chiamavano così, cioè non riuscendo a pronunciare Alessia, mi chiamavano Alisia. E quindi ti troviamo, cioè oddio, noi lo sappiamo, io lo chiedevo ovviamente, io ovviamente no, lo chiedevo per chi ci ascolta, dove possiamo trovare, esatto, perché insomma sappiamo, conosciamo il tuo percorso, sappiamo dove cercarti, dove trovarti, e però questa sì, era un'indicazione per i nostri amici a casa. Anche l'aggancio, diciamo, tra Alessia Ramusino e Nemidunam in realtà si trova anche sotto Alessia Ramusino, perché io comunque ne ho fatto una riedizione, ecco, nel 2018, quindi si trova in tutte e due le versioni, sia nella prima edizione quando è uscita per Canale 5, sia anche appunto nella riedizione che ho fatto 2 anni fa, quindi comunque Nemidunam è una canzone che la si trova sempre su YouTube, ma anche chiaramente nei miei social, sia come Alessia Ramusino che come Alisia. Artista testimonial UNICEF 2020, parliamone. Sì. Qui è stata veramente una gratificazione, indubbiamente, perché dal momento che io porto avanti questi temi sociali, al di là di questa canzone di cui ti ho parlato, Nemidunam, diciamo è stata una delle prime dove parlo della guerra, in realtà poi nel 2017 è uscito un brano dal titolo Yalla, e noi ci siamo conosciute. Certo, bellissimo incontro. Yalla, bellissimo, sì, incontro, che parla della violenza sulle donne, sì, e quindi naturalmente un altro tema sociale che purtroppo in questi anni è dilagato, e io porto avanti da allora, quindi dal 2017, questa lotta contro la violenza sulle donne attraverso la musica, perché la musica è un veicolo importantissimo che forse non tutti sanno che potere ha, ma ha un potere incredibile, perché è un linguaggio universale, quindi arriva ovunque, veramente dappertutto, e quindi possiamo far arrivare attraverso la musica tanti messaggi importanti. Quindi questo sulla violenza contro le donne, insomma, è un messaggio che io tuttora porto avanti attraverso questo flash mob, che ecco, è 100 donne vestite di rosso. E volevo, sì, arrivare anche a questo, perché noi parleremo di tutto, parliamo anche di questo, e poi a proposito della testimonial UNICEF torneremo alla tua ultima creatura e ne parleremo lì, però io volevo fare, sì, anche una passeggiata tra gli eventi 2019, per esempio, partendo 2019 poi 2018, comunque sempre hashtag 100 donne vestite di rosso. Sì, hashtag 100 donne vestite di rosso è diventato un flash mob molto accogliente, come ti dicevo innanzitutto, forse proprio dato dalla mia accoglienza, cioè dal fatto che io sia così accogliente. Voglio che sia di tutti questo flash mob, quindi non esclusivamente un evento di un artista senza far partecipare gli altri, bensì al contrario, devono partecipare tutti a questo flash mob. Quindi in cosa consiste? Consiste nel fatto anzitutto che, come proposito, noi dico, qualsiasi donna e uomo voglia, sì, partecipare, lo fa per diffondere la cultura del rispetto. La diffusione della cultura del rispetto per noi è fondamentale, perché il rispetto va declinato in tutte, diciamo, i settori della società.
per cui che siano donne, uomini, bambini, bambine, quindi il rispetto, diciamo, è la base, no? Torniamo di nuovo agli imprinting e alle basi importanti, no? Da dover ricostruire. Secondo me, e secondo molti, diciamo, ultimamente manca proprio questa base, cioè la base è il rispetto nei confronti dei genitori, il rispetto nei confronti degli insegnanti, si è un po' tutto livellato ed è venuto tutto meno, così le giovani generazioni, le generazioni nuove, secondo me hanno perso certi valori e certe credenze. Chiaramente bisogna evolversi, questo è indubbio, non si può tornare al passato, ma l'evoluzione deve essere in vista di ricreare delle nuove basi di nuovo di rispetto. Quindi il flash mob è questo. Il flash mob gira, nel senso che si può fare ovunque, dappertutto, perché basta oggettivamente trovare, questo ultimamente l'ho potuto appurare, io mi metto in comunicazione con le persone che vogliono questo flash mob direttamente in loco e possiamo tranquillamente cominciare ad organizzarlo. Io ho chiaramente tutte le basi per poterlo organizzare, lo organizziamo insieme e le persone che prendono parte a questo flash mob sono persone comuni. Questo è il successo. Cioè, il successo di questo flash mob è dovuto al fatto che ci sono persone normalissime, comuni, che vengono a partecipare e che possono farlo perché è molto composto, quindi non si tratta di venire lì ad urlare o a fare striscioni, sì, o a fare dei cortei. No, è molto composto, molto elegante. Tutte le donne sono vestite di rosso, gli uomini sono vestiti in nero con un accessorio rosso. E tutti insieme alla fine recitiamo una sorta di mantra, che è il mantra finale della canzone Yalla, e che è respect and love, quindi rispetta e ama. Avete girato parecchio nell'ultimo periodo. Mamma mia! Ci sono tante città coinvolte. Tante città coinvolte, tante che mi hanno già richiesto, ma in questo momento siamo un po' fermi, ahimè, proprio per le restrizioni Covid, ma mi è stata richiesta Lecce, a Taranto, mi è stato richiesto anche a Palermo, soprattutto mi è stato richiesto a Roma e poi Bergamo, io a Trieste, ad Alessandria, Novara, Pisa. Guarda, ho avuto richieste dappertutto. In questo momento però siamo riusciti per il momento a farlo quest'estate. L'abbiamo ripetuto a Genova, poi l'abbiamo fatto ad Ancona, a Finale Ligure, ad Agrigento. E solo che adesso il prossimo dovrebbe essere a Roma il 25 di novembre. Vediamo se ce lo fanno fare, chiaramente, perché insomma lo sappiamo tutti, bisogna anche cercare di rispettare quelle che sono Siamo le regole. In un periodo, certo, molto molto delicato e particolare. Tu con questo tema sei stata anche protagonista a Sanremo nel, cos'era, 2018, sì, giusto, febbraio, esatto, 2018? Esatto, a febbraio del 2018, e ho fatto appunto all'Ariston le 100 donne vestite di rosso. Chiaramente io l'ho fatto nel contesto di un festival che era al di fuori del Festival di Sanremo, sostanzialmente, sì, che è il Festival dell'Educazione, però ha avuto chiaramente un grandissimo riscontro a livello internazionale, perché questo Festival dell'Educazione, che si chiama GEF, quindi Global Education Festival, è un festival appunto seguito da tutto il mondo. Praticamente di lì ho trovato anche blogger americani che adesso mi seguono e anche chiaramente sempre i nostri russi sì, e paesi dell'est che continuano, e anche i francesi, devo dire la verità. Ho avuto anche delle radio francesi che si sono interessate proprio al mio flash mob e a Yalla in particolare. Ecco, io vorrei ricordare anche un premio, perché è importante ricordare anche questo, per l'impegno, sì, nel diffondere la cultura del rispetto tra i più giovani attraverso la musica. Esatto, e è proprio così. Io grazie, ho avuto, in realtà ne ho avuti due di premi, uno proprio che è quello che hai letto, il secondo l'ho avuto l'anno successivo e sono stata premiata in quello che è il premio Donna di Fiori, che viene dato proprio dalla città di Sanremo, sì, alle donne che si sono impegnate in cause umanistiche, e quindi ho avuto anche questo premio Donna di Fiori, che sono molto 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 contenta di questi, perché effettivamente è una gratificazione il fatto che gli altri ti riconoscano di aver fatto qualcosa che ha richiamato l'attenzione e che possa essere poi fruibile appunto anche dai più giovani. Tu hai partecipato anche a eventi tipo 30 ore per la vita, questo per restare, no? Ecco. In tema, brava. Sono contenta appunto che stai toccando, diciamo,
dei momenti importanti, perché spesso qualcuno magari sarcasticamente o ironicamente dice: ah, ma adesso ti occupi di sociale. No, no, in realtà è una io sono vita. Io sono laureata in sociologia, e quindi anche questo ci tengo a dirlo, perché questo moto mio interiore di aiuto verso gli altri ce l'ho da quando sono ragazzina, e quindi ho addirittura scelto di studiare e di laurearmi proprio in questa materia, che è sociologia. Quindi, a parte questo, poi, come hai detto tu, ho partecipato in varie occasioni a questi eventi di beneficenza, e quindi 30 ore per la vita è stata di nuovo un altro momento per me estremamente, estremamente, estremamente bello, ma a livello umanitario. Questo perché in quella particolare occasione cantai una canzone che era proprio Insieme io e te. Questo Insieme io e te è una canzone che fa capire quanto congiuntamente e insieme quindi agli altri si possa fare, quanto l'unione faccia la forza. Certo. Il gioco di squadra, poi alla fine. Esattamente. Il gioco di squadra. Abissi, aprile 2019. Che mamma bello. Mia, allora, che bello. Lì un'altra splendida occasione. Allora, Abissi è una canzone romanza, quindi in italiano, perché scelti proprio nel 2019 di dedicare un po' di più all'Italia, che poi è il mio paese di origine, quindi è la mia patria, diciamo, scelsi appunto di cantare in italiano. Allora, per una bellissima occasione, ovvero l'installazione di un presepe, di una natività nei fondali marini di Albissola, che è una bellissima e ridente cittadina della nostra Riviera Ligure, molto bella, con un mare strepitoso. Praticamente a 200 metri dalla battigia hanno inabissato questa natività, e io, ispirata da questa, chiaramente da questa installazione, ho scritto Abissi, dedicandola appunto al mare e al lavoro dell'uomo con il mare, per cui del fatto che l'uomo plasmi il vetro, plasmi le figure, no? Perché gli scultori, ma anche i nostri ceramisti di Albissola, sì, che sono riconosciuti in tutto il mondo, fanno delle ceramiche meravigliose. Infatti le statue sono proprio realizzate da loro, le statue di questa natività in ceramica di Albissola, e appunto le mani degli artisti che plasmano, e il mare che plasma il vetro, e che plasma gli oggetti, che plasma la stessa natura, insomma, certo, no? Che plasma la terra in modo naturale. Ecco. Tu sei stata madrina, esatto, di questo progetto. E quindi sì, sono stata madrina di questo progetto, ho potuto cantare praticamente anche per il mare, che per me è chiaramente un il mare, senza mare non riuscirei quasi a vivere, direi. E quindi dal mare poi che cosa accade, per esempio, restando sempre in natura? Il 5 giugno 2020 un po' di Brava. Aria, ecco, passiamo. Esatto, ed è proprio lì, cioè dal 2019, da Abissi, diciamo, sì, ad arrivare al 2020, questo passaggio, io ho incontrato UNICEF sulla mia strada. Forse sarà per il blu del mare, che UNICEF ha questo colore, no? Ma questo chissà, colore turchese, chissà. No? Chissà. Però sono arrivata ad UNICEF e appunto ho conosciuto il presidente ligure, che poi mi ha fatto chiaramente conoscere anche a Roma dal presidente nazionale, e sono stata quindi nominata testimone all'UNICEF, in particolare per l'ambiente, proprio perché mi sono occupata di mare, ma anche perché appunto poi questa campagna, ho sposato subito questa campagna di UNICEF che è Clear the Air for Children, quindi pulisci l'aria per i bambini. Avevo nel cassetto, sai che io ho i cassetti tutti pieni, sì, tutti lì. E nel cassetto avevo questa canzone dal titolo Aria, The Breath of Earth, che significa aria, il respiro della terra. Mm-hmm. Così durante il lockdown, avendo sentito la mancanza d'aria, ovvero il fatto che comunque durante il lockdown tutti quanti dovevamo stare in casa e avevamo mancanza quasi di respiro, poi con queste, sì, mascherine diventa sempre più difficoltoso, no, relazionarsi, e quindi sentiamo la mancanza della libertà e dell'ossigeno. E scrissi questa canzone e la
l'ho pubblicata proprio per il 5 giugno, proprio per UNICEF, e questo è stato bellissimo perché abbiamo fatto, abbiamo realizzato con i ragazzi Templar, che sono dei ragazzi giovanissimi, tra i 16 fino ai 20 anni arrivano, e sono dei ragazzi di una compagnia teatrale qui di Genova, abbiamo realizzato un connubio tra la mia canzone che è in inglese e loro che sono attori, ballerini e cantanti che praticamente hanno recitato in italiano sopra proprio il mio brano, e quindi è molto 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 emozionante tutto ciò, e hanno realizzato anche il video, tutto fatto da loro, quindi sono stati bravissimi. E anche questo ovviamente troviamo sempre sul tuo canale YouTube, giusto? Assolutamente sì. Aria, The Breath of Earth, Il Respiro della Terra, lo trovate sempre sul mio canale Alessia Ramusino. Bene, siamo quasi a insomma il periodo natalizio è lì per saltarci addosso. Tu qualche anno fa hai anche pubblicato una raccolta di canzoni natalizie, mi dicono, giusto? È vero, ma tanti anni fa questo, sei tornata indietrissimo. Sì. Così. Ma che bello. Quello che volevo chiederti, possiamo rispolverare anche questa raccolta dove possiamo, per esempio per il prossimo Natale, cioè queste canzoni non hanno scadenza, giusto? No, le canzoni non hanno mai una scadenza, ecco. No, è bello, però questo è una cosa buffa perché hai rispolverato questo Christmas Songs per il quale praticamente mi sono esibita con solo la chitarra, quindi io praticamente in questa raccolta sono io con la mia chitarra. E correva l'anno 1996, se non ricordo male. Mamma mia, sì! Io c'ero, e tu? Ciao! Noi c'eravamo. Quanti anni, come vedi anche qui, devo dire, è stata di nuovo un mio contributo per rendere più dolce il Natale. E avevo appunto cantato queste canzoni, e l'anno scorso però, sempre per collegare, hai detto appunto 1996 esce questa raccolta, l'anno scorso sono stata invitata alla Camera di Commercio di Genova in un bellissimo contesto, perché praticamente totalmente senza microfono, quindi unplugged, ma come sì. Si dice, vero e proprio, senza microfono e senza alcun supporto diciamo tecnologico, mi sono esibita con la chitarra in questa location straordinaria, la Camera di Commercio, facendo quelle canzoni, cioè rifacendo tutte canzoni, voce e chitarra di Natale, a cui ero abituata fin da bambina, che sono canzoni poi del percorso che mi appartiene, ovvero io da bambina a Natale ascoltavo le canzoni americane, la tradizione americana, perché, certo. Perché lo Shah in Iran, ai tempi in cui l'ho vissuto io, era filo occidentale, e quindi arrivavano queste canzoni proprio di Natale, natalizie, che erano tipiche della cultura americana. Così l'anno scorso ho rispolverato in questo concerto, e anche queste le potete sentire sui miei canali social perché le ho pubblicate tutte. E magari appunto quest'anno faccio la raccolta di queste piccole frammenti di canzoni sì. natalizie. Bene, Christmas Colors, ricordiamo il titolo, esatto. Della raccolta, e arriviamo adesso ai giorni nostri. 11 ottobre 2020, che cosa accade? E qui accade una cosa bellissima, sempre dovuta al fatto che io tratto temi sociali. La cosa bellissima è stata che la coordinatrice di un comitato interassociativo che si occupa della Carta dei diritti della bambina, quindi di queste bambine che in tutto il mondo ancora purtroppo non vivono in piena emancipazione la propria femminilità, quindi sia da bambine che poi da ragazze che poi da adulte, quindi da donne, lei mi ha chiamata perché ha detto: è talmente importante lo strumento che usi, ovvero la musica, per far arrivare i tuoi argomenti e i tuoi messaggi, che ti chiederemo la possibilità di avere un brano anche noi, per far sì che le bambine possano prendere una nuova consapevolezza, possano arrivare ad una nuova consapevolezza. Nel momento in cui lei, questa signora, mi ha parlato di consapevolezza, mi è venuto in mente un brano che scrissi nel 2015, sempre nei cassetti. In uno di quei cassetti famosi. Famosi, esatto. Famosi, i cassetti famosi pieni di musica, e io avevo scritto solo una parte del testo. Si intitolava già Aware, quindi consapevole, sì. Ma la parte del testo che io avevo scritto era mia, cioè solo di una donna adulta, quindi avevo scritto la parte della donna adulta,
non avevo scritto la parte della ragazza, della ragazzina che potesse cantare con me, perché inizialmente col produttore che avevo all'epoca, nel 2015 ero prodotta da DMA Music, mm-hmm. lo voglio ricordare perché ovviamente è stato molto importante quel periodo per me. Il mio produttore dell'epoca, purtroppo mancato nel 2017, mi disse: ma è talmente bella che dobbiamo farla questa canzone, però me la devi finire. E io gli dissi: Giorgio, io non ho le parole, cioè dovrebbe essere. E lui mi disse: sì, dovremmo cercare un rapper. Poi lui cominciò a cercarlo, ma non trovò rapper effettivamente che potessero aiutarmi, soprattutto in lingua inglese. Così purtroppo rimase nel cassetto dal 2015 fino a un mese fa, quando appunto questa signora mi chiese il brano e io dissi: ma io ce l'ho un brano sulla consapevolezza, però il testo va finito. Il giorno dopo questa signora mi ha mandato alcune frasi che lei aveva nel cuore, no? Ovvero quello che pensava lei dovesse essere importante per una ragazza di oggi, e così mi ha scritto delle frasi, sì, che mi hanno ispirata, e quindi ho scritto la restante parte del testo un mese fa e ho chiamato una ragazzina che ho conosciuto durante un concorso musicale a cui ho partecipato. Un concorso musicale come giudice, io ho partecipato, ero giudice di questo concorso canoro molto importante qua in Liguria, che si chiama Un mare di stelle, mm-hmm. ed è molto bello tra altre cose come concorso, e questa ragazzina mi si è presentata la prima volta 2 anni fa, aveva 14 anni, e io dissi: guardate, questa ragazza ha una voce, ha una timbrica particolare, però purtroppo era molto acerba, quindi gli altri giudici la scartarono. Poi mi si ripresentò l'anno successivo, nel 2015-19, l'anno scorso, che aveva 15 anni, e dissi: guardate che questa ragazza secondo me ha un talento naturale, però era ancora acerba. Insomma, che alla fine io sono una cocciuta, sono andata a ripescarmela e ho detto: tu devi cantare con me questa canzone. Questa ragazza è felicissima, ha 16 anni ed è Rebecca Melati, che canta con me questo brano e che ha soli 16 anni, è una ragazza di colore bellissima peraltro, per cui andatela a vedere perché oggettivamente ne vale proprio la pena, non solo per la bellezza fisica ma anche per la bellezza vocale, perché ha un dono, il dono è proprio una timbrica particolare. E così appunto è nata questa canzone, che è stata pubblicata proprio l'11 di ottobre, che è la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, che l'ONU ha istituito nel 2011, proprio perché c'è bisogno di parlare di questo tema. Forse noi in Italia ce ne rendiamo poco conto, però nelle altre parti del mondo ci sono ancora tante bambine che vengono ancora richieste spose, e quindi vengono prese in sposa a 8 anni, a 7, 8, 9 anni, e tu devi sapere che io sono molto vicina a queste bimbe, perché mm-hmm. quando sono stata in Iran sono stata richiesta in sposa e i miei genitori sono stati, ovviamente essendo italiani, sono certo. stati molto cauti, sono stati molto diplomatici a dire di no e a far capire a queste persone che non era nella nostra cultura questa situazione. Per loro però era un onore che noi ricevessimo come famiglia questa richiesta in sposa. Certo. E io avrei dovuto esserne grata. In realtà, Isabella, quello che mi è capitato da bambina è che io l'ho vissuta invece in maniera molto drammatica, perché avevo paura di essere portata via dalla mia famiglia, dalle mie sorelle, dai miei affetti, dal mio amore per papà e mamma, quindi dalla mia mamma e dal mio papà. Quindi questo mi provocò veramente un trauma. Tanto che io poi cominciai a dire a tutti che non ero una bambina, ma ero un maschio, si erano sbagliati gli altri, sì. che io ero un maschio e non ho più voluto per anni portare gonne, ma indossavo solo esclusivamente pantaloni. Quindi queste sensazioni che provano queste bambine le ho provate sulla mia pelle, so cosa significa. Le comprendi benissimo, ovviamente. Esatto, questo è uno dei motivi per i quali sono ancora, chiaramente sono testimoni all'UNICEF anche per questo argomento, perché UNICEF ha fatto una campagna contro le spose bambine e quindi chiaramente io ho portato avanti questo messaggio così importante. In questa canzone emerge anche questo messaggio, la consapevolezza di quello che è corretto e giusto che una bambina affronti. La bambina non può assolutamente perdere la propria infanzia e perdere la propria adolescenza, bisogna far vivere i bambini da bambini,
questo per tutto il mondo oggettivamente. Quindi questa canzone prende in esame in particolare proprio questo aspetto, quindi la consapevolezza. Musica e testo di Alessia Ramusino. Sì, ricordiamo, ecco, ricordiamolo anche questo, tu componi, scrivi, canti, esatto, e sei esatto. sempre impegnatissima, come hai detto tu prima, sei una testa dura, l'hai detto tu, esatto, una testa dura, quindi sempre impegnatissima sul fronte temi sociali, insomma, sempre, non molli mai, assolutamente. No, non mollo. Ecco, arrangiamenti Beppe Lombardi e Alessia Ramusino, e poi produzione Alessia Ramusino. E interpreti, abbiamo già detto, del video ci sei tu, Rebecca Melati, e poi vuoi citare? Allora, Alessia Ramusino e Rebecca Melati sono le due interpreti della canzone proprio, mentre invece nel video ho chiamato tutta una serie di persone a me vicine e a me care. Sì. C'è mia nipote che è Isabella Loi, che bellissima, è questa complimenti. Ragazza bionda. Sì, abbiamo visto. Questa ragazza bionda bellissima, e poi ci sono persone a me vicine che stanno portando avanti con me tante battaglie, e ne voglio citare una in particolare che è Rosella Scalone, mm-hmm. che è questa signora bionda che mi ha, diciamo, anche dato la possibilità di avere sua figlia, Valentina Margarone, che è la bimba piccola di 4 anni e mezzo, che è adesso 5 anni, in realtà nel video non aveva ancora 5 anni, ma li ha appena compiuti, la bambina che è la protagonista di questo video. Valentina è stata splendida, perché andatela a vedere, è bellissima, abbiamo cercato di farla essere se stessa, quindi naturale, lei interpreta se stessa, veramente. La mamma di questa bimba, che si chiama Rosella Scalone, che è questa signora bionda che la prende in braccio all'inizio del video, lei è autrice e creatrice di un importante chatbot, mm-hmm. E voglio parlare di questa chatbot perché durante questo periodo di pandemia la violenza domestica sia sulle bambine che sulle ragazze che sulle donne stesse è aumentata vertiginosamente, però spesso queste donne, queste ragazze non sono riuscite a denunciarlo. Perché? Perché hanno e vivono in casa con l'aguzzino, mm-hmm. quindi con colui che comunque purtroppo agisce nei loro confronti in maniera violenta. E quindi lei, Rosella, ha creato questa chatbot, si chiama così, ovvero la possibilità per una donna di poter denunciare attraverso, quindi, o diciamo un messaggio che viene scritto tramite questa chatbot, che funziona un po' come WhatsApp, è una chat, quindi scrivere un messaggio o addirittura lasciare un vocale senza lasciare traccia, però quindi non rimane traccia alcuna di questa scrittura o di questo vocale e di questa denuncia. La chatbot si intitola hashtag non posso parlare, perché proprio durante la pandemia, durante il lockdown, tante donne chiamavano anche i centri antiviolenza dicendo non posso parlare. Sì. E quindi il fatto di invece di chiamare e quindi di fare questa chiamata vocale, mm-hmm. Al posto di questa poter usufruire di questa chatbot ha fatto sì che tanti centri adesso l'abbiano messa come applicazione nei propri siti, in modo tale che le donne possano denunciare comunque, essendo protette in tutto e per tutto, perché non rimane traccia di questa denuncia. Scusami Alessia, andiamo nel dettaglio, mi interessa molto questo. È fantastico moltissimo questo progetto. Ecco, spieghiamolo meglio per trovare, per esempio, no, questa chat, cosa dobbiamo fare? Allora, basta digitare. Allora, anzitutto fa parte della app che si chiama Save the Woman, mm-hmm. quindi aiuta, sostanzialmente Save è salva la donna, quindi Save the Woman. Questo sul motore di ricerca, andiamo sul motore di ricerca? Sì, sul motore di ricerca, ecco. E andate a cercare Save the Woman. La chatbot proprio invece, quindi la chat a cui mi riferivo, è hashtag non posso parlare. Questo è molto importante, questo progetto. Io sono all'interno di questo progetto dall'inizio, nel senso che è proprio appena nato, sono all'interno di questo progetto nel veicolare anche tramite la mia musica e tramite i miei flash mob anche questo progetto, perché loro sono miei patrocinatori, quindi coloro che hanno e che stanno portando avanti questo progetto patrocinano tutti i miei eventi.
e quindi anche chiaramente il video, addirittura partecipando nel video proprio come figuranti e come personaggi. Quindi è un connubio meraviglioso, perché vuol dire finalmente anche concretizzare questo aspetto, diciamo, che porto avanti tramite la musica. Quindi non è solo un messaggio, ma diventa concreto nella misura in cui appunto cerchiamo di aiutare le donne concretamente attraverso questi strumenti di tecnologia importantissimi. Come un fiore che è appena sbocciato, io profumo di gioia, esatto, di vita, di esatto, colore, di sole. Non lascerò che i miei petali si diffondano al vento, il vento dell'indifferenza. Sì, queste sono parole che dice la ragazza, perché praticamente Aware, quindi questa canzone dal titolo Consapevole, che parla di consapevolezza, di libertà e di consapevolezza, è il dialogo tra una donna matura e una ragazza giovane. La donna matura è interpretata da me, ovviamente, dove io parlo di cose già avvenute, cioè di esperienze già vissute, quasi come fossero, diciamo, dei consigli per le ragazze più giovani. La ragazza giovane che accetta i miei consigli e che quindi si farà, diciamo, donna che combatte per i diritti delle altre. Quindi in sostanza sono dei messaggi secondo me molto positivi. E noi due nel video, quindi io e Rebecca, le interpreti della canzone, nel video siamo due sacerdotesse sostanzialmente, che si riscontrano solo nei vari specchi. Non so se hai notato questa particolarità. Sì. Ma noi ci specchiamo, no? E quindi appariamo alla bambina attraverso lo specchio e le diamo questo consiglio, ovvero di cercare di farsi forza e di cercare la consapevolezza e la libertà di sé e per sé e per le altre. E consigliamo appunto a tutti i nostri amici all'ascolto di visionare anche, no? Oltre ad ascoltare il pezzo, guardare proprio il video sempre su YouTube. Esatto. Perché appunto sì. alessiaramusino.com il sito, canale YouTube Alessia Ramusino, Facebook, sì. Twitter, sì. Instagram, continua, ci siamo dappertutto, continua, sì, pure siamo dappertutto. Pinterest, poi che altro, insomma, sei... Pinterest, e poi naturalmente c'è il mio sito www.alessiaramusino.com che stiamo aggiornando, però in questo momento è sempre visibile, e quindi mi trovate anche tutta la mia musica da quando ho cominciato, quindi qualche da quando ero tempo veramente fa. Ragazzina. Qualche tempo fa, esatto, insomma, perché non fa. Cominci sicuramente oggi, ecco, che tu parti, no, dicevamo prima, parti da lontano. E veramente ne hai... di carriera lunga. E ne avresti tante da raccontare, ne avremmo tante da raccontare, però insomma magari lo faremo in una prossima occasione. Sì, ecco. Magari ti vengo a trovare. Poi, magari, sarebbe... promesso. Sì, infatti, prima o poi riusciremo ad incontrarci a live. Trovarti. Bene, sì. Allora Alessia, ti va di aggiungere altro oppure ci salutiamo qui? Io direi che sì, ci salutiamo, è stato come al solito molto bello, non voglio appunto poi dilungarmi perché come si dice il troppo stroppia, sì. e quindi i tempi diciamo vanno sempre gestiti, ecco. Al meglio. Quindi, si spera. È al meglio, esatto. Quindi direi che abbiamo detto il massimo che potevamo dirci. Bene, io ti ringrazio molto, non solo per questa bella grazie chiacchierata, ma a nome, insomma, anche di tutte le donne, ti ringrazio moltissimo per tutto quello che fai, perché la testa dura di Alessia esatto. È meravigliosa, e quindi seguiamola davvero, non solo nella musica, ma anche nella sua vita, appunto attraverso i social, attraverso tutte le cose che ci racconta ogni giorno. Tu hai anche una passione sfegatata per gli animali, in particolare per... Sì, in particolare. Per il cavallo. Ecco. Il cavallo, ho il mio grande amore che è il mio cavallo. E infatti anche per questo, insomma, vale la pena seguirti, fosse solo per grazie. La passione per gli animali. Alessia, grazie infinite. Grazie a tutti voi e grazie a te in particolare. Appuntamento alla prossima. Alla prossima. Bene, amici dell'angolo dell'intervista. Un abbraccio a te. Amici dell'angolo dell'intervista, vista anche per oggi è tutto. Da Isabella Di Fronzo, grazie. Appuntamento alla prossima. Where you are losing the naivety.
like a flower that's just blossomed. Ah, perfumes of a life of color, how sun. I know let my beauty spread in the wind of indifference. I will fight for rights as a woman, but of a new world open to the beauty of diversity, uniqueness, free and over. Like a butterfly just out its cocoon, I hear the voices of the women who preceded me. I feel a different, the spirit lead the trees. A frenzy of action that I pursue. I will be the model of the device. The party band them, I learn how to fly. Free and over. A world, 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 the old mistake must be paid for every step of every choice for which I will go all the way. A world, world, world of what the truth is, where it's still deceived, or what means need to feed the cunning, where you are losing. Your identity.